Brezza, un nome leggendario, tutti la conoscono. Pensate che in 25 anni di storia sono state vendute oltre 25 milioni di esemplari in tutto il mondo, di cui un quinto nella nostra cara vecchia Europa. E ora qui a Francoforte debutta la quinta generazione della Subaru Impreza, che è il secondo modello dopo la XV a nascere sulla nuova piattaforma modulare sviluppata dalla casa giapponese. Cambia tantissimo il design, secondo me in meglio, perché ora è più matura la Impreza, è meno controversa ed ha un design decisamente più dinamico ed accattivante, a partire dal frontale con i bei fari full LED che devono un bel carattere, uno sguardo molto deciso a questa nuova generazione. La fiancata della versione hatchback, anche questa secondo me incontra meglio i gusti della clientela europea, così come la zona posteriore, che forse è quella un po' più classica, con questi gruppi ottici poi non così tanto elaborati. Ma già che siamo qui, diamo un'occhiata anche al bagagliaio. Apertura manuale e un vano decisamente ben sfruttabile, anche se c'è questo gradino che può creare qualche problema in fase di caricamento. Ma andiamo dentro a vedere com'è fatta questa nuova Impreza, perché sono abbastanza curioso. Quando ero bambino ricordo che questo modello era davvero uno dei miei preferiti. Beh, è diventata decisamente più tecnologica all'interno grazie a questo display centrale, che è sormontato da uno secondo schermo dove vengono radunate tutta una serie di informazioni legate al computer di bordo. Il volante ha ancora tantissimi tasti, forse un po' troppi per essere un'auto del 2017, e molto classica la strumentazione con i due strumenti analogici. Rispetto al passato però questa Impreza mi sembra migliorata dal punto di vista dei materiali e degli assemblaggi, che era un po' il suo tallone d'Achille, almeno per quanto riguarda l'ultima generazione. È davvero ben fatti i sedili, ma voglio andare dietro a vedere quanto spazio c'è. Siamo su una hatchback di segmento C, diciamo una Golf giusto per intenderci, e devo dire che non sono rimasto deluso, perché trovo un abitacolo abbastanza spazioso. Anche se c'è il tetto spiovente, rimane un buono spazio per la testa. Attenzione al quinto passeggero, c'è il tunnel e non ci sono bocchette di ventilazione. Per quanto riguarda i motori, la gamma è piuttosto semplice per il mercato europeo. Tutti e due 4 cilindri, un 1.6 da 114 cavalli e un 2.000 da 156 cavalli. Entrambe le unità sono aspirate, quindi non turbo. La novità però è che a partire dal 2018 dovrebbe arrivare anche un'attesissima variante ibrida. Insomma, la Subaru Impreza dopo 25 anni è ancora in formissima e lo dimostra qui a Francoforte con questa generazione che mi sembra davvero ben riuscita. Però ora è arrivato il momento di provarla, aspetteremo i prossimi mesi. E voi come la trovate? Meglio questa o una Golf? Raccontatemelo qui sotto.